Ciao, sì, dobbiamo fare due chiacchiere. Ah, quattro occhi, decisamente a quattro occhi. Perché mi rendo conto che molte persone forse non hanno capito alcune cose abbastanza importanti per quanto riguarda un PC. Nel senso, come si acquista una scheda video? Lo so che questo potrebbe essere un video decisamente stupido da fare a maggio 2021, un periodo storico in cui i prezzi delle GPU sono decisamente alle stelle. Periodo in cui una scheda grafica che dovrebbe costare 1500 euro arriva a costare anche 3000 euro per via dello shortage, per via della carenza di semiconduttori, per via del fatto che boh, siamo tutti ancora a casa per quanto riguarda il Covid, ma bisogna fare un pochettino di informazioni generali, perché per comprare una scheda video bisogna tenere a mente dei parametri ben precisi e non bisogna semplicemente andare su Amazon e dire guarda, voglio questa scheda grafica perché costa tanto, perché mi dà tante prestazioni. Ma prima di andare nel vivo del video, vi ricordo che oggi c'è lo sponsor che dura 45 secondi e se volete potete skipparlo, ma io vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti, tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto semmai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Allora, come si acquista una scheda grafica? Io sono il vostro G, bentornati sul punto di G. Ci sono dei parametri ben precisi per quanto riguarda l'acquisto della scheda grafica. Prima di tutto dovreste considerare il vostro monitor. Ho fatto un video su come si sceglie un monitor da gaming e ve lo lascio praticamente qui da qualche parte sulle sch nelle schede comunque. Dovete considerare, ragazzi, la risoluzione del vostro monitor e il refresh rate del vostro monitor. Mi spiego meglio. Se avete un monitor da gaming, ad esempio risoluzione 1080p o QHD oppure ultra wide QHD, con un alto refresh rate, beh, avrete bisogno di una scheda grafica bella prestante per riuscire a dare lo stesso numero di frame al secondo o un numero superiore di frame al secondo rispetto appunto al vostro refresh rate del monitor. Vi porto il mio esempio. Io ho una RTX 3080 Gigabyte Vision OC, va benissimo? È una delle migliori schede grafiche negli ultimi anni per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, se si potesse trovare all'MSRP, ovviamente. Ad ogni modo, io gioco su un monitor in risoluzione 3440x1440 con un refresh rate di 144 Hz. Cosa significa? Il mio monitor a quella risoluzione riesce a riprodurre 144 immagini al secondo. Nei giochi competitivi, o comunque spara tutto molto molto veloce, vi faccio un esempio, raga, Call of Duty Warzone, o ad esempio Call of Duty Modern Warfare, Cold War, riesco tranquillamente a soddisfare le richieste di Hertz del mio monitor, riesco tranquillamente ad andare con dettagli bassi a oltre 100 frame al secondo, a volte sui 160 o a volte sui 200 in moltissime situazioni e beh, questa è un'ottima accoppiata. Prima di avere questo monitor io avevo un 2K 144 Hz. Un 2K 144 Hz per una 3080 comincia ad essere effettivamente stretto, a meno che non giochiate questi giochi con dettagli un po' più alti o giochiate a qualche videogioco graficamente più pesante. Ecco, molte persone si ostinano a voler una 3080, una 3090, una 3070 e avere un monitor 1080p 60 Hz. Lo potete fare? Certo che lo potete fare. È la scelta ottimale? No, perché praticamente andate a sovrappagare la vostra scheda grafica, perché il monitor non è in grado di to take advantage, come si dice in inglese, non è in grado di sfruttare al meglio tutta la potenza grafica a vostra disposizione, ecco. Se vogliamo poi essere precisi,
La 3090 potrebbe anche essere utilizzata con un semplice monitor a 60 Hz. Se ad esempio voi vi occupate di grafica 3D, di modellazione poligonale, utilizzate programmi quali Blender, Cinema 4D o comunque programmi che voi sapete hanno bisogno di moltissima memoria grafica, beh, un 4K 60 Hz, un 2K 60 Hz, ragazzi, vanno più che bene, ecco. Io non mi stancherò mai di dire che il PC deve essere costruito in base alle vostre esigenze, non a quello che vi dice il mercato. Un'altra cosa da tenere a mente è l'accoppiata scheda grafica processore. È vero che più si alza la risoluzione del vostro monitor, meno il processore viene sfruttato, perché una scheda grafica molto molto potente, ad esempio, vi porto sempre il mio esempio, la 3080, se viene utilizzata per giocare in risoluzione 1080p, anche a dettagli alti, verrà sfruttata circa al 40%, il 50%, poi dipende dal gioco, da come è ottimizzato il gioco, ma quando la risoluzione è bassa e la scheda grafica è decisamente molto più potente, i task grafici vengono svolti molto più velocemente rispetto a quelli del processore, che in quel caso sarà esso stesso a correre dietro la scheda grafica. È anche vero che alzare la risoluzione non significa che potete accoppiare un processore. Esempio, non è detto che voi possiate accoppiare, che ne so, un i5-4690K e una RTX, appunto, 3080 e giocarci in 4K. Ci sarà sempre un bel po' di bottleneck. Questo, secondo me, è dovuto comunque al fatto che con gli anni il processo di produzione, appunto, delle CPU e delle GPU va più o meno di pari passo, ecco, diciamo, con una certa CPU dovreste comunque associare una certa GPU, ma giocare a risoluzione più alta con un processore vecchio di ormai 5 anni creerà comunque del bottleneck, perché il processore non sarà abbastanza veloce e, beh, diciamo, non riuscirà a mandare alla scheda grafica le informazioni necessarie per il rendering del prossimo frame. Questo è detta molto molto in soldoni. Quindi, se ad esempio voi voleste comprare una RTX 3070, 3080, 3090 e accoppiarla con, non lo so, con un i7-9700K, un i7-10700K, questi sono ottimi processori per giocare sia a risoluzioni basse che a risoluzioni alte. Se accoppiate la vostra scheda grafica con un processore decisamente sottodimensionato, potreste andare incontro al fantomatico bottleneck. Il bottleneck è il classico collo di bottiglia, è lo scenario in cui un componente non è abbastanza potente da riuscire a stare dietro a un altro componente. Avete presente quando, non lo so, giocate a risoluzione bassa, andate a controllare l'utilizzo dei vari componenti e la vostra CPU è al 100% fissa e la vostra scheda grafica è al 30-40%. Quello è un caso di CPU bottleneck, cioè il processore si sta sforzando davvero tanto per stare dietro alla vostra scheda grafica, ma la scheda grafica è lì che dice: allora quando mi mandi sto prossimo frame? Ah? Sì, io già li ho fatti gli altri, mi mandi per favore? Il processore è lì che fa... Aspetta. Sì, questa è un'accurata rappresentazione di una CPU bottleneck. Il prossimo scenario è qualcosa di estremamente comune, e cioè io compro una RTX 3090 o una 3080 e poi non ne sfrutto tutte le potenzialità. Perché una scheda grafica sì, si occupa della parte del gaming, cioè si occupa delle applicazioni in 3D, ovvio, ma non si occupa solo di quello. Con un RTX 3080, una 3090, una 3070 potete benissimo streamare sul canale Viola. A proposito, il link al mio canale Viola è in descrizione, venite a farci un salto e dire: ehi, ciao, ho guardato il tuo video. Potete utilizzare l'accelerazione CUDA per il rendering di video, potete utilizzare il ray tracing in game, questa nuova tecnologia che sinceramente, beh, secondo me è ancora abbastanza immatura, ma vabbè, Nvidia ci dice no, il ray tracing è bello, dovete comprare una 3080, una 3090 per sfruttarlo al meglio, ma no, raga. Quindi, ecco, se volete solo giocare, e soltanto giocare, a voi non interessa assolutamente il mondo dello streaming, della content creation, del rendering video, del photo merge, tutte queste cosine qua, ragazzi, le RX 6800 XT, la 6900 XT, sono comunque delle ottime alternative, perché vi permettono di giocare quasi alle prestazioni di un RTX 3080 o 3090
costano di meno, questo sempre in uno scenario ideale, quindi non in questo preciso momento, e vi permettono di risparmiare soldi, comunque avere le stesse prestazioni. Sono comunque un'ottima scelta. E AMD ha fatto davvero cose grandi quest'anno tra processori e GPU. No, davvero, tanta bella roba. Un'altra cosa da tenere estremamente a mente è il vostro alimentatore. Allora, molta gente mi dice, oh, ma tu, G, io proprio, acquisti alimentatori che sono sovradimensionati per quello che, dovresti fare. Ok. 1. I soldi sono i miei e decido io come spenderli. Piccolo sfogo personale. 2. Ma se io fra 3 anni voglio cambiare scheda grafica e ne voglio prendere una che ciuccia più corrente e voglio rimanere sempre in una curva di efficienza dell'alimentatore ottima, perché dovrei comprare scheda grafica e cambiare alimentatore quando posso benissimo acquistare adesso un alimentatore di ottima fattura che mi dura anche 10 anni? Perché raga, penso che negli ultimi 10 anni, quindi dagli anni 2000 ad oggi, la tecnologia degli alimentatori bene o male può essere migliorata, ma fondamentalmente stiamo parlando sempre dello stesso componente. Capite quello che voglio dire? L'alimentatore non è affatto semplice. Ed è un discorso che deve essere votato non tanto al presente, secondo me, quanto al futuro. Perché, ripeto, se fra 2 o 3 anni, 5 anni, io volessi fare un upgrade sostanziale al mio PC, al posto di spendere i soldi per acquistare soltanto GPU e CPU, dovrei acquistare anche un nuovo alimentatore. Non ha senso, secondo me. Quindi, tanto vale prendere qualcosa di buono adesso che possa durarvi degli anni, e quindi rimanere più contenti e risparmiare dei soldi più avanti e magari prendere una scheda grafica ancora più potente. Questo qua poi è l'ultimo punto, è quello lì che più mi preme di farvi capire. Al giorno d'oggi siamo talmente saturi di informazioni e della concezione che più grande è più bello. Raga, una RTX 3080 o 3090 è quello che tutti vorremmo. Assolutamente, io se fosse per me, io prenderei tranquillamente una 3090. Mi serve? No. Ok? Siamo talmente pieni di questa concezione del prendi la cosa più bella, più potente, perché guarda, la gente poi ti guarda con un occhio di riguardo. Non è affatto così. Tutti noi vorremmo una 3090, ma fondamentalmente ciò di cui abbiamo bisogno è... può essere anche una RTX 2060, una 2070. Ripeto, se il periodo storico fosse favorevole a darci queste schede video ad un prezzo decente, beh, molte persone effettivamente credo si farebbero molti meno problemi ad acquistare una scheda con queste prestazioni. Oltretutto, piccola cosa, non so se avete notato, ragazzi, la generazione precedente e la generazione successiva di schede grafiche sono molto molto simili. Ad esempio, una 80 della generazione precedente equivale a una 60 della generazione successiva. Un 80 Ti corrisponde grosso modo a una 70, cioè vediamo la 2080 Ti è praticamente una 3070 con 3 giga di memoria video in più. Quindi, diciamo, i grandi cambiamenti si ottengono dalle 80, 80 Ti e 90 della generazione successiva. Quindi, molte volte, se non volete spendere tanti soldi, bisogna anche guardarsi un pochettino indietro e andare ad acquistare una scheda di fascia alta della generazione passata, che sicuramente costa di meno, tranne in questo periodo storico, e sicuramente vi offre comunque tante soddisfazioni, sempre in base ai punti che ho detto prima, ecco. Ovviamente c'è da considerare il fatto che può darsi che ci sia meno memoria grafica su quella specifica scheda video e il processo di ottimizzazione dei consumi non sia così buono, ecco. Però voglio dire, se acquistate un alimentatore buono prima, non dovreste preoccuparvi di questa cosa. Raga, questo era semplicemente un video che volevo fare da un po' di tempo. L'ho cominciato a registrare la settimana scorsa, poi ho cancellato tutto perché che mi suonava concettualmente giusto, ma non mi piacevano i toni con cui lo utilizzavo. Cioè, io cerco sempre di mantenere dei video abbastanza leggeri, dei video che possano anche farvi fare una risata ogni tanto, oltre che darvi qualche informazione importante. Il fatto è che negli ultimi tempi, dato che l'informatica è un settore di nicchia, se non sei preciso al 300% su alcuni argomenti, puoi trovare la persona puntigliosa che ti viene a dire ma non hai detto specificatamente questa cosa, e quindi questo video è molto molto disinformativo. Io sono
convinto che per avere delle informazioni più che precise, più che dettagliate, non dovreste seguire me. Io sono semplicemente un appassionato, non sono un esperto di questo settore, a cui piace fare video, piace fare il deficiente davanti a una mirrorless, sì, davanti a questa mirrorless. Se volete seguire persone che possono darvi ottimi dati riguardo prestazioni, riguardo build, riguardo a, non lo so, pareri estremamente eminenti in questo campo, vi lascio in descrizione dei canali sia italiani sia internazionali dai quali, ecco, trarre le vostre informazioni. Io vi ricordo che se il video vi è piaciuto vi prego di lasciare un like, iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto DG. Vi ricordo che in descrizione c'è la mia build completa con i link affiliati Amazon, se volete, no, lo so, supportare il canale acquistando qualcosa, voi non pagate nulla in più, ma una parte ritorna a me per poter portare avanti tutta quanta la baracca. E nulla, vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui sul Punto DG, sempre qui col vostro G.